Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua arrivati al secondo episodio del tour medico. Cosa faremo in questo video? Spiega, vai. Allora andiamo a fare l'evento Piaggia di Monese, che è un trofeo che ancora non si è fatto, quindi ne approfittiamo. E lo andrò a fare io. Invece lo andrò a fare la classifica, la seconda, quindi quella che ci sarà poi mercoledì prossimo. Noi ci siamo messi per l'avanti, abbiamo già voluto giocare. Almeno poi se miglioriamo qualcosa lo faremo per i cavoli nostri. Ci sta che molto probabilmente proveremo anche a sparare il tubo medico 1 per ottenere soprattutto il kart. Ma anche se uscisse fuori un Mario non sarebbe male. Anzi, sarei felicissima perché mi ispira un botto. Anche per il solito discorso che ogni personaggio che trovi ti può sempre servire in un tour successivo. Tra l'altro abbiamo una base di 600 rubini, secondo me sarebbe buono trovarlo prima di andare sotto i 400, te che dici? Sì, perché sennò prende male, mamma mia. E già è comunque tanto 200 rubini. Sì, però ovviamente si sta risparmiando da tanto e quindi romperebbe buttarli tutti così per un personaggio che poi in fin dei conti alla classifica neanche ci serve. Esatto. Solamente per il collezionismo lo vogliamo prendere. Poi vabbè, il carte invece quello ci servirebbe, quello come il pane, non sarebbe male, mamma mia, speriamo. Ovviamente non ci sarà nessun riassunto dato che registriamo due video in un solito giorno, quindi direi subito di iniziare con il gameplay. Ok ragazzi, eccoci arrivati qua con il gameplay. Come vi sarà già detto, appunto, in questo video non ci sarà né gare giornaliere né selezioni del giorno, perché appunto stiamo registrando lo stesso giorno. Siamo scordati anche di fare questa prova a tempo nel trofeo Tartosso, quindi l'andremo a fare subito, almeno ce la leviamo. Oh vai, un po' queste prove a tempo, che si combina. Che si combina, la fai facile. Sì, dai. Sì, sa, raga. Ce ne siamo completamente dimenticati, perché con questo sarà fatto le tre giornaliere e ce ne siamo completamente scordati infatti. Di farlo. Che siamo testa pazzi. Proprio che abbiamo. Un co. Tu sei completamente vai. Perfetto, beh, molto. Sì, molto non è lunghissima, va bene. Questo giro, sì. Wario. Pazzo. Qui si va sull'erbettino. Stavo quasi pensando di usare il turbo lì, però ho detto vabbè. Ah, lo usano i rettilinei. Ormai. Ci metto anche di meno. Sì, infatti. Nelle prove a tempo non conviene neanche seguire le monete, no, tanto se le mettono all'esterno della pista. Infatti, lo fanno apposta per farvi perdere più tempo. Ok, è stata fatta di gran lunga, quindi perfetto. E questa l'abbiamo terminata. Si è sbloccata anche il tubicino, ovvero tubo medico 1, che è l'ultimo che possiamo sparare. Andiamo a resettare, così, a sentimento, come vi sarà detto anche nell'altro video. Vai, dagli una resettata anche te. Anch'io? Vai, almeno. E se era la volta giusta quella che hai fatto te? Vabbè, ormai è andata. 3, 2, 1, via. Non ho grandi pretese. Infatti, 3, 2, 1, via. Perché gli altri quando resettano è sempre dorato e noi no? Quello nei Mario 8 bit. Sì, vabbè, meglio di tante altre schifezze. Però che palle, non c'è mai verso. E adesso andrò a iniziare questo trofeo. Almeno facciamo anche questo evento di monete. Bisogna usare benissimo fuoco cross. Oh, la macchinina al 7, top. Qua tocca usare, no, mamma mia. Ma tutto, vai, il comune al 5. Tutto. Benissimo, raro e comune, bella che gara schifo. Proprio. Fra l'altro abbiamo messo anche l'adesivo della Lega 60, però ci ha portato, devo dire, di molto culo, perché siamo scesi alla 59 e forse si scenderà anche alla 58, chi lo sa, a seconda di... Secondo me sì. A seconda se vogliamo intraprendere o no questa classifica. Oddio, la questa gara da tanto non si faceva. La cosa, diciamo, no? Sì, questa gara era tantissima. Da tanto, dicevi la cosa? La cosa, diciamo, più positiva, si spera di tra virgolette, che in questa classifica non ci sono cose speciali, né macchine, né tutine strane. Sì, è vero, per i primi posti, è vero. Quindi se uno non dovesse arrivare primo, o comunque nei primi posti, non dispiace neanche più di tanto sotto quel punto di vista, sì. Siamo già partiti con un po' di sfiga. Esatto. Ok, la vendetta. Madonna di Dio. Ma se non arrivava quel fulmine riuscivi a superarlo. Appunto, proprio in quel momento. Io cerco di puntare alle medagliettine. Sì, te fai più medaglie possibili. Esatto. Oddio, ce l'ho al culo. No. Ti hai disperato con la scia. No, non ce l'ho più ora. No, non la piglio, santo. No. Per un attimo di prima. Che giro ho fatto? Però l'hai presa. Stavo cercando di prenderla, ma mi curvando male anche le no, cioè, che palle. Sbob.
boh, non so neanche io dove volevo andare. Che ti incacchi, sto giocando io. Sì. È che i personaggi comuni mi stanno veramente sulle palle ancora di più. E allora, madonna, sta gara, oh, ma che è? Ah, poi comunque abbiamo pensato, no, se sparare il tubo, e molto probabilmente qualche sparo lo faremo, però sì, di questo tubo uno. E dell'altro mi sa che ce ne freghiamo, e rip Luigi, tanto non ci serve. Strano. Quindi molto probabilmente faremo qualche sparo di quel tubo in questo video, vediamo come andrà. Per ora la sfiga è un po' questa. Il tubo 2, se comunque avete visto l'episodio 1, avete visto che ci servirebbe solo per il deltaplano di sparare, esatto, il tubo 2. Quindi preferiamo di trovare questo, che se si dovesse trovare la macchina è buona sia per questa classifica che per la prossima. Ok, vai. Perfetto. I regali li prendo tutti insieme dopo. Allora qua usiamo gli Yoshi. Ma cos'è quella della classifica? Dovremmo giocarla così. Sì, infatti mi vergogno a giocarla, sì, con un kart raro di livello 2. Sì, è abbastanza imbarazzante. La cosa buona è che abbiamo il deltaplano, sì. E anche lui, infatti, non è male per niente. E se si dovesse fare la classifica, lui si potrebbe mandare al 4, dato che è da tanto che si dice. Sì, così monete rosse. Capito, per noi. Per quello lo dicevo, esatto. Oh, mamma. Anche nella classifica così, mi raccomando. Appunto. Insegnati. Mamma, che combo, pazzesco. Spettacolo. Ancora un'altra. Sento che senza oggetti è un'ansia. No, sono andate tutte di là. No. Qua la perdo. Ah! O la prendi i cubi, non so perché sono salita di lì, sono pazza. Oh, ma già il terzo cubettino, cioè il secondo singolo, sì, e poi la frenesia. Oh, si è svegliato tutto insieme. E poi andrai a fare la classifica te e farà schifo, come non probabile. Vedevo, no? Sì, sì, sicuro. Un'altra. Ma che cazzo? Ora lo uso subito perché ho abbastanza ansia. Che arrivi un fulmine. Sì, esatto. Ogni volta mi arriva sempre le inculate, questi cubi. Se lo dà anche al prossimo. Mi rifiuto di crederci. Sì, perché non è possibile. Non ci credo. No, ma che dici? La classifica si farà schifo. Ma la portiamo al 4. Cavolo. Perché se è così in giornata oggi. Sì, infatti, subito a manetta si porta. Non ci credo. Ogni cubo ne ha dato almeno uno. Infatti, ma che dici? Non è mai successo, penso. Ma che dici? 90, non si può più andare sopra 99. Abbiamo già raggiunto il limite delle mamma, monete. Mamma, 24.005. Vediamo quanto fai te dopo, sbobbo. Però te hai avuto anche una macchina schifosa. Pazzesco. Anche te la farei con questa. Se si spara. Se si spara. 423 monete. Spettacolo, ragazzi, assurdo. E non era livello 4. Madonna. Comunque non mi era mai capitato. No, neanche a me. Almeno un cubo di monete più. Ogni cubo. 1000 monete, un cubo alla vita pilota, raro, assurdo davvero, anche io non me l'aspettavo. Poi castello di Bowser, ovviamente andremo a utilizzare Bowser, infatti, macchinina al 5 e questa qui al 6, non siamo messi male. No, per niente. Qui prevedo tanti puntissimi fa 9. Vai, l'ha detto, la farò schifo, una sfiga dietro l'altra. Dici, perché parli? Perché continui a isarlare? Vai, vediamo un po' che si combina col puttanellino. Puttanellone questo. Puttanellone, esatto, lui è più puttanellone, sì, sicuramente. Si vede che ho parlato. Però. Appunto, ripeto, sì. Per ora non è che sta succedendo niente di così particolare. Insomma, il posizionamento fa un po'. E allora, porca di quella zozza! Vai, pinti. Però la tengo ormai. Eh sì, tanto. Non è una gara normalissima, infatti. La rifaccio solo se non fa le stelle, ovviamente. Poi. E levati! Ma con lui le fai. Sì, sì, certo, con le cose che abbiamo sicuro, però era per dire la battuta. Vai, su, forza e coraggio. Che oggetti, che ansia. Però. Via.
Che angoscia. Te l'ho detto che hai parlato, Sbobbo. Io me lo immaginavo tanto. Vabbè, ma le hai fatte le stelle. I buffetti. Sì, per fortuna, però ho avuto proprio in sfiga. Rispetto alla gara di prima, niente a che vedere proprio. Ok, dai, almeno questa è conclusa. Vabbè, oh, mamma, da una vita non lo faccio io questo. Schiacciare i piccoli tartossini. Vai, vediamo un po' che si combina qui con questi puttanelli. Il primo è andato. E il primo è stato fatto, era qua già. Aiuto? Ah, già presi a bomba? Lo devo usare subito? No, usalo quando te la senti. Io lo userei tipo qua che si stanno. No, però. No. No, uno è andato. Uno si è salvato. Non gli è andata bene. No. Ma già, se messo è già a buon punto. Già, infatti, di solito ho fatto molto più schifo, mamma mia. No, stronzis. Se me l'hai già fatta. Sì, dai. Però te continui a schiacciarli. No, li ho evitati tutti. È servito molto questo melafungo. Sì, infatti l'ho usato di molto. Vai. 27-28. Oh, ma no. Hai detto che quando hai detto 27-28 l'ho ciccato tutti. Ti devi stare zitto. Che merda comunque. Vabbè, almeno è stata fatta. Dato positivo. Trofeo completato. Prendiamoci sti regalettini. Oh, altri rubini. Tutti pennali. Accumuliamo, va, che qua mi sa sì. Che li dovremmo spendere. Che ansia. Allora, 1000 monete, 4 coupon stella, altri 1000 monete, 3 rubini al tosso. Sì, infatti, un coupon ponte deltaplano, un coupon abilità deltaplano raro, un coupon abilità veicolo raro. 5 coupon abilità pilota raro, 10 rubini, fulmine rosso, un coupon abilità deltaplano rarissimo e basta. È arrivato il momento. Risettiamo. Vai, risettiamo solo una volta. Vai. 3, 2, 1, via. Ma che è? Vai, risetta, risetta. Ah, faccio 3, 2, 1, via si fa quando si spara. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1, via. Comunque io vorrei prenderlo lui perché ci potrebbe servire magari anche nel prossimo tour medico. Oh mamma, che ansia, Sbobo. 3, 2, 1, via. Noi ci mettiamo a parlare anche nei prossimi infatti tour. E poi dato che c'è anche il tour medico di mezzo magari li rimettono lui e Luigi, non lo so, poi I primi cioè, due lasciano a desiderare benissimo. Che ansia. E dai, ce la farà su da come sempre. Ma beh, che ci c'entra? Manca però. Questo lo volevo tantissimo in un altro tour, l'abbiamo trovato adesso così a caso. Bene, iniziamo a trovare le cose in evidenza, strano. Ci manca almeno quello, lato positivo, però che palle se si trova solo quello da un altro. Mancano due. Un altro. Una stellina. No, non voglio, era anche senza stellina la mano. Sì, lo so. No, si è trovata una cosa che non è nemmeno in evidenza. Ma si può, c'è anche la partenza. Bene, già sei iniziato benissimo. Te che faresti? Resetteresti? Di prova a resettare? Si prova? Vai. La facciamo che proviamo un po' di volte, vai. Ok. Vado? Prova a resettare di nuovo? Un'altra, due, tre volte tipo. La malattia della resettazione. La malattia. Se non stai già male. 3, 2, 1, via. Si poteva fare un'altra volta. 3, 2, 1, via. Cioè non abbiamo questa botta di culo da trovare i diversi dorati. 3, 2, 1. Ma... Sbobbo! Non so, il prossimo lo sparo io, bene, lo sparo da sola. Devo partire almeno con 3-2-1, neanche quello mi ha fatto dire tra un po'. Ma io pensavo se la tenevi te non partisse. Vabbè. No, hai lasciato perché ho pigiato prima te e si vede il dito. Si vede che tra me e te l'hai messo prima te e quindi è partito per quello. Tutti comuni? Bravo Sbobbo, per il tuo vicino hai sparato. Tutti comuni. Wow, c'è salito Ludwig. Tutti comuni questo. Questo schifo, fa schifo. Anche lei a livello 5. No, via, non ho parole. Questo è l'ultimo. Dai, un raro alla fine. Oh, vai, meno male, l'unica gioia. Benissimo. Io adesso sparo io, ok. Io. Vai. Che ansia. E come si scende? 504. Vai, spara la te, va. Fatto al ritmo. Cabrio, oh, questo para. Ci serve se non si trova la livello macchina. Livello 3, esatto. C'è salito. C'è salito di livello, assurdo.
Mamma che ansia, raga. No, ma che c***o c'entra lei? No, che palle. Poteva andare peggio, ma questa non la volevo così. No, nemmeno io, non me l'aspettavo. Io non pensavo neanche la potessi trovare tra un po'. Cioè, sono rimasta abbastanza scioccata. Non c'è nulla. Un po' più rari, ma... Sì, a sto giro un po' più fornito. Dai, la macchinina. Gnagnon! Il pazzo. Niente. Prepara quindi piante piranha. Perché ogni dorato che si trova c'è solamente una cosa? Non in evidenza. Che fai? Che faresti te adesso? Io non resetterei anche a sto giro. Ok, allora andiamo a diritto. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1, via. Fa vedere quanti rubini qui si perde. Madonna, che palla, c'è il bambario lì. 3, 2, 1, via. Che ansia. Sì, davvero, che palle soprattutto. Bene. Perché non si trova mai dei bluff? No, che infatti palle, non c'è verso, eh. Picciola rosa maledetta. Non sarà neanche mai trovata nei tubi, vero? No. La prima volta. Cioè, che palle, averla trovata così un po' rompe. Non mi ricordo neanche la prima, proprio l'originaria, come si trovò. Mancano neanche 3, io, mi sa. Sai, 0. Questo tubo fa veramente vomitare. Sì. Forse un po' più di rari rispetto a quello. Sì, rispetto a quello di prima. Che schifo. Sbobbo, si va a manetta. Infatti, me lo immaginavo. L'ultimo. 3, 2, 1. Ah, l'ultimo dici? 3, 2, 1, via. Come va, va. A sentimento, dici? Proviamo nei singoli, oddio. 3, 2, 1, via. Ora singolo non lo provo. No. Se trovo un'altra cosa non in evidenza mi incazzo. Io potrei sclerare malissimo. Dai, non è possibile ogni volta. Questo è il quarto. Ora c'è il quinto, sì. Quindi che è questo. Mamma mia. Ma se poi il tubo dorato ce ne troverà solo uno ogni volta. Dai, impegnati un po' di più. Ne mancano tre, raga, ne mancano che palle. Tre. Dai, oddio che ansia. E questo è Mario. Dai, cazzo. Dai, Mario. Oh! Sì! Sesso Elo! Bene, dai, almeno lui l'abbiamo preso, non passa avanti. E basta, si troverà solo lui, la macchina. No. Che palle. Ma ci serve la macchina, Vince. Oh, Sesso Elo! Almeno che l'abbiamo preso, guarda, sono contenta. Ora siamo davanti a una scelta ardua. O si resetta ma i tubi ritornano pieni, perché ed è più difficile trovare la macchina. Però è più difficile anche trovarlo dorato ora. Provi intanto a fare la classifica e poi vedi. Sì, va bene, dai, intanto proviamo a fare la classifica. Poi se ne fare, cioè decidiamo. Lui si lascia al 3 allora? Sì. Ma almeno più abbiamo la macchina al 3. Vai, prendi quello, c'ho più punti. Allora, non rifarà più secondo me il lavoro di prima questo. Figurati. Già perché prendo il primo cubo da sesto e non dovrebbe dare nulla. Invece. Madonna. No, non voglio andare prima. Vabbè. Tu non lo manderesti a livello 4? È scelta difficile. Io per ora aspetterei. Noi intanto la vogliamo giocare per levarcela di culo, come si suol dire. Poi vediamo anche quando ci sarà la prossima settimana la gente come starà messa. Eh sì. Io aspetterei per ora. No, che le perdo. Strano. Wow. Si inizia. Prima ti avevi fatto 20 e passa 24.000 mi pare. Io non farò neanche 15.000. Mamma. Neanche un cubo mi sta dando ora. Tanto è sempre così, e nelle gare dove non servono a niente ti danno il mondo. Provato a prendere. Ma tra l'altro ti dà gli stessi oggetti, banana e gusci. Sì, infatti non so neanche come facesse ancora prima. Assurdo. Adesso gli gusci. Che fantasia ha questo Yoshi oggi. Sì, davvero.
Anche questa macchina ha 200 punti, ma che è sto schifo. Penso che sia mai usata. Allora qui io ho già un coupon su questo, però lo spenderei, perché come potete vedere gliene manca uno e quindi glielo darei. Sì. E le spettrali. Che dici? Vai, sì, ci sta. Va a livello 5, non male. Proviamo così. 7. Le banane da quinto. Il senso di avere le banane da quinto. Questa gara si è sempre usata in Halloween, te lo ricordi quante volte si è fatta? Sì, è vero. Meno male mi ha dato dei gusci rossi. A sto giro si è comportato bene, non passavo mai primo. Qui è possibilissima combo perfetta, e molto semplice. Mm-hmm. Se poi anche le giuste frenesie, meglio ancora. Qui c'è il trucco per non cadere e tenere tutto a destra. Quello che avevo detto io, che devi stare tutto a destra buttato in lato, sì. Strano, oh mamma. Meno male. Una gioia ogni tanto la regala, beh. Kamek resta lì dietro, non mi rompere. Purtroppo non mi sono potuto andare a schiantare per fare più punti, perché c'ho Kamek al culo, se no l'avrei fatto. 5 stelle fatte. Ok, siamo arrivati a 250.000. Prendiamo 3 rubini e un coupon punti pilota raro. Sblocco punti pilota. Andiamo con Outlet Cocco X. Qui prendiamo Luigi Vacanza con il ruggito a corsa. E qui purtroppo non abbiamo il deltaplano e si piglierà questo con la moneta. Vediamo come si comporta questo. Qui ci sono proprio i cubi appena parti. Meno male. No, non voglio passare di giù. L'ho allungata tantissimo. Ho perso tutte le posizioni. Mai passare meglio. Più da lì. Frenesia di boomerang. Due boomerang. Due boomerang è stranissimo. Di solito ne da uno, ne da tre. Vabbè, dai. Dai, qualche posizione l'ho ripresa, sì. Piglialo. Dalla sabbia. Questa cosa non è aggiunta, cresce. Perché si fa tutta un'altra strada sulla Wii. Vabbè, ci sta un po' a rimodernizzarle, se no. Devo ancora capire come si fa a mantenere le combo qui, Il boomerang da primo, che me ne fa? Ho preso due monete col boomerang, guarda. No, chi ti ha detto di cadere, brutto imbecille? Pazzo. Purtroppo in queste piste X non avere il deltaplano a livello 3 è complicato, perché qui potresti fare combo perfetta ogni volta. Ok, 5 stelle fatte. Andiamo con sfida in deltaplano. Qui mi dici di andare di qua. Manichina blu. Però ci si è schiantato. All'anno nell'angolino. Quante ne fatte? 29. Buono. Okay, top. Ok, anche il trofeo Peach Gatto è completato. Prendiamo i regali del tour. Sì, esatto. Un coupon punti veicolo e un coupon vita veicolo rarissimo. Comunque, raga, non spariamo per ora, perché già, come potete vedere, abbiamo sprecato parecchi rubini. Almeno Mario si è trovato, quindi per ora abbiamo deciso di aspettare e spareremo se proprio è nei prossimi giorni. Per oggi abbiamo concluso, quindi ci vediamo con le conclusioni finali. Ok, ragazzi, eccoci qua arrivati alle conclusioni finali e devo dire che abbiamo speso tantissimi rubini. Mamma mia, un botto. Però almeno Mario si è trovato. Anche se noi puntavamo soprattutto alla macchina che ci serve in due classifiche, quindi purtroppo diciamo si è trovata. Ci avrebbe fatto piacere trovare lui e la macchinina del deltaplano, poco ci interessa, però se si trova anche quello si prendeva ovviamente. Devo dire l'unica nota positiva di oggi,
che abbiamo trovato tanti tubi dorati. Di normale no, non tanti. No, fidati, delle volte abbiamo sparato e se ne trovava anche tre di fila verdi. Invece a sto giro si trovava tipo un verde e un dorato. Un verde e un dorato. È stato un po' più equilibrato, diciamo. Delle volte invece si trovava veramente tre o quattro volte di fila i verdi, quindi uno schifo. Sì. E comunque abbiamo trovato anche una macchina che ci mancava, picciola rosa che è già a livello 7, quindi ci un può stare, meno. Infatti. È comunque un cubo di monete. E quindi non ci possiamo lamentare, dai, mettiamola così. Tra l'altro ripensavo anche, di solito noi si spara sempre cose con almeno 6 oggetti in sì, evidenza. Esatto. Avendo trovato tutti questi tubi dorati con solo 3 cose in evidenza, non c'è neanche così andata malissimo. No, 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 ora non ripensavo per a questo. Per quello dicevo, infatti. Però, sì, sì. Per quanto riguarda le gare, diciamo che sono andate normali. Lei con Yoshi dorato, non della classifica, ha dato il mondo. A me non ha dato niente. Come invece. Sempre, tanto me lo immaginavo, ovvio. Quindi niente, ragazzi, il video di oggi può finire qua. Come sempre, speriamo che vi sia piaciuto. Vi invitiamo a lasciarci un bellissimo like di supporto. Fateci sapere qua sotto nei commentini come sta proseguendo il vostro tour, come vi sta andando, se avete sparato, se avete trovato qualcosa. Aggiornateci come sempre, siamo curiosi, ovviamente ci fa piacere rispondervi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, che a noi ovviamente fa piacere, e come ultima cosa attivate anche la campanellina, così non vi perderete i nostri prossimi video. Quindi a questo punto noi vi salutiamo e come sempre, se volete, ci si vede nel prossimo video. Ciao, ciao.